Andiamo avanti perché dopo la vittoria in casa con la Paolana, Sì, oggi il Cotronei. Cutro, parliamo di Ah, Cutro ma con Cutro. Scandale, tra poco vedremo anche di parlare di Cotronei, e comunque parliamo di questa gara. Sersale Cutro, Scandale, buonasera. Ben Buonasera signori, buonasera a tutti. ritrovato. 2-0 in casa del Sersale con questi due gol di Mitica e Staglianò, tra l'altro Mitica un gol dell'ex se non vado errato. Avete esultato pure voi? No, immagino di no. Questa era una battuta, vabbè. Me la Lui potevo non ha evitare, giusto, esultato. Scandale, giusto. Come? Lui non ha esultato, Ah, non è vuol dire esultato, quindi è stato che rispettoso. assolutamente no, quindi vuol dire che il ragazzo stime della nostra squadra, della nostra città, come noi abbiamo grande stima per questo calciatore, con noi ha fatto bene, l'anno scorso è stato tra i migliori, quindi complimenti a Mitica, complimenti anche al Sessala e a Sessale perché sapevamo che andavamo a Sessala a incontrare una squadra quadrata, una squadra che ormai collaudata a quei 4-5 giocatori che giocano ormai da quasi 10 anni insieme, se non sono 10 quasi, quindi con l'innesto anche dello stesso Mitica, insomma sapevamo che non era facile. Sì. Infatti abbiamo preso due gol nel momento più bello del Cutro, nel primo tempo, dove il Cutro stava spingendo molto. Però abbiamo preso due gol, uno sul calcio d'angolo di testa dello stesso Mitica e un altro su un'altra palla alta. Quindi insomma io non voglio recriminare neanche niente ai miei ragazzi perché come al solito mettono anima e corpo insomma in queste partite insomma Ma è c'è andata così. qualcosa da correggere secondo Scandale? Ma da correggere la fortuna, insomma, non è, oggi siamo stati un po' di giù di tono. Secondo me in questa settimana ci penserà il mister, insomma, a dare giudizio alla partita e a preparare la prossima. Vincenzo. Beh, sì, forse è stata una partita un po' con un approccio. Io l'ho vista chiaramente, Scandale, un approccio un po' Ah, non ti ho approssimativo, visto, direi. Vincenzo. Come? Non ti ho visto. Avevo No, 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 piacere. non l'ho vista, ho detto non l'ho Ah, vista. ho capito Io piacere. non ho Avevo visto la capito partita, piacere. però insomma, da quello che sento da parte sua, mi pare che insomma, non ci sia stato un approccio positivo già dall'inizio alla gara, insomma, ecco, in questo senso. Già il dire che questa settimana sicuramente si discuterà, anche perché domenica prossima, secondo me, avete una partita importantissima, no? Quella contro l'Abruzzese, insomma. Che in Certo. questo momento è una diretta concorrente che insomma se voi portate a casa i 3 punti insomma portate veramente un bottino fortissimo e allontanate questa squadra, ecco. Certo. Allora, io sono fiducioso e quindi penso che insomma prossima domenica aspettiamo questa, la Luzzese, non ce la giochiamo insomma come abbiamo fatto pure oggi. Oggi non è che proprio abbiamo fatto proprio male, ti ripeto, abbiamo preso 2 gol nel momento più bello del Cutro, cioè i primi 45 minuti è stata una bella partita. Nel secondo devo dire la verità, noi siamo un po' calati, però complimenti a Sessan, insomma. I 4-5 giocatori di esperienza non poteva essere insomma, diversamente. Sì. Insomma. Io penso che farà un discreto campionato la Sessale. Avrà i risultati che merita. Bene. Ok, dai, che dire, buon lavoro. Insomma, se ci sarà, chiaramente immagino anche un momento di confronto perché quella con la Luzzese, come diceva Vincenzo, è una gara che bisogna prendere in considerazione, ecco, per tornare nuovamente in vittor alla vittoria, si giocherà in casa, l'avete fatto con la Paolana, potete ripetervi sulla carta. Io penso di sì, anche perché la squadra non ce l'abbiamo. Abbiamo tutte le caratteristiche per salvarci, insomma, senza difficoltà. Naturale che contro la Luzzese domenica bisogna fare punteggio pieno e non possiamo sbagliare nulla. Sì. Ci penserà il mister, insomma, a darci questa soddisfazione, insomma, spera la squadra poi.
Arriverete entrambe da una delusione, allora bisogna vedere per le due qual è più grande, perché ieri a Luzzi c'era grande delusione, che poi delusione che poi si può trasformare in rabbia, tra virgolette, rabbia agonistica chiaramente, no? Che poi sì, si mette in campo. Aspetteremo la Luzzese come aspettiamo, affronteremo tutti come aspetteremo tutte le altre squadre, affronteremo tutte le squadre alla stessa maniera come abbiamo fatto oggi. Corsessara mi si è aperto, poi insomma io penso che se il Cutro ha un po' di più di grinta e anche un po' di più di fortuna, perché ci manca pure quella, insomma, ce la possiamo giocare con tutti, questo ve l'ho detto al primo giorno. Grazie Scandale, buona serata. Buona serata a tutti.